Buongiorno e benvenuti dalla redazione del TG Med. In primo piano la cronaca, perché i carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale di Palermo hanno eseguito 8 provvedimenti restrittivi emessi dalla direzione distrettuale antimafia nei confronti di presunti boss del mandamento mafioso di Porta Nuova. Gli arrestati sono accusati a vario titolo di associazione per delinquere di stampo mafioso. L'operazione, che ha di fatto decapitato i vertici del clan, ha permesso di evitare l'inizio di una faida tra famiglie mafiose del mandamento in contrasto tra di loro per la leadership della cosca. L'operazione è collegata all'uccisione di Giuseppe Di Giacomo, indicato come esponente di spicco del mandamento di Porta Nuova. È ucciso il 12 marzo scorso in via dell'Emiro a Palermo. Il presidente della regione Crocetta e il commissario di Sicilia ai servizi Antonio Ingroia sono indagati dalla procura della Corte dei Conti. L'accusa nei loro confronti è di danno erariale a causa di alcune assunzioni da oltre 2 milioni e 200 mila euro. Il motivo è l'aver assunto con contratto a tempo determinato a Sicilia Servizi personale che era già al lavoro presso Sicilia e Servizi Venture. Per la procura si tratterebbe di reclutamento illecito perché sarebbe stato di fatto violato il divieto di assunzione senza valutazione del fabbisogno del personale e senza preventiva pianificazione. La regione siciliana ha revocato il sussidio da 832 euro al mese per circa 600 precari del bacino ex PIP del progetto Emergenza Palermo. Il Dipartimento Lavoro ha pubblicato nel sito dell'amministrazione regionale l'elenco dei precari, ridotto di fatto da 2.900 a circa 2.300 persone. I precari sono stati cancellati per vari motivi, ad esempio reddito di sé superiore a 20.000 euro, come previsto da una norma regionale, perdita dei requisiti morali e di buona condotta e per reati commessi durante l'erogazione del beneficio. Un poliziotto ha sparato 2 colpi in aria in vicolo del Cancello della Gioia nel quartiere del Capo a Palermo. Gli agenti avevano individuato 2 giovani che stavano cercando di rubare un'auto. Hanno cercato di fermarli. A quel punto ne è nato un inseguimento per le vie del Capo. I residenti hanno però ostacolato la cattura favorendo la fuga del malvivente. A questo punto uno degli agenti ha esploso 2 colpi di pistola in aria. Il ladro non si è fermato ed è riuscito a scappare. Il Comune di Palermo sospende i provvedimenti di chiusura di 5 giorni per le attività commerciali accusate di aver occupato in maniera abusiva il suolo pubblico. La decisione, presa in via cautelare, arriva dopo che il TAR ha accolto la richiesta di sospensiva del provvedimento di chiusura per un punto vendita prezzemolo e vitale. Il Tribunale dovrà adesso esprimersi nel merito. In attesa della decisione, l'amministrazione comunale ha di fatto fermato tutti i provvedimenti simili. E questa era l'ultima notizia per questa nostra edizione del TG Med. Grazie per essere stati con noi, arrivederci.